È per me un immenso piacere scrivere questa recensione. Horizon Zero Dawn è una soddisfazione, non esiste altro termine. Guerrilla Games ha davvero superato ogni limite. Forse non sarà la migliore esclusiva PS4, ma è il miglior open world PS4 in assoluto. Graficamente io non ho idea di come abbiano potuto compiere questo miracolo, è davvero spaccamascelle. Un open world su console con un impatto grafico simile non si era mai visto. Sono pochi i giochi su PC a riuscire in un'impresa simile, e nel caso superino questa qualità, per farli girare si parla di un hardware molto potente. Non so come sia possibile questa grafica su Horizon, ma non ho intenzione di farmi domande. L'unica pecca grafica potrei trovarla nel motion capture della bocca di Aloy, ma si parla di dettagli trascurabili. La trama è validissima, mette una pulce nell'orecchio che ci accompagna dall'inizio alla fine, rivelando segreti che non ci saremmo mai aspettati. Inoltre, l'approfondimento tramite file audio e testi va ad approfondire il lato umano dei protagonisti e non, rendendo tutto più squisito. Inutile parlare delle ambientazioni, sono praticamente perfette. L'unica cosa che va a stonare è il cambio climatico della fascia oraria, un po' troppo rapidi i cambiamenti, ma anche questi sono dettagli insignificanti. Longevità perfetta, solo di main quest stiamo sulle 20 ore, purtroppo volano in fretta per via dell'altissima qualità della trama, però il brodo va ad allungarsi tramite le missioni secondarie. Non sono moltissime, ma finalmente non ho avuto la sensazione di ripetere la stessa cosa all'infinito, sono varie e ben fatte, poche ma buone insomma. La colonna sonora, anche qui raggiungiamo vette altissime, le musiche sono incalzanti e vengono riprodotte sempre al momento più opportuno. Infine il gameplay. Parliamo di un titolo che non propone nulla di nuovo eccetto il combat system, ma prende dei veri giochi come Tomb Raider e The Witcher 3 ed eleva il tutto alla massima potenza. Il combattimento non è sempre semplice, ma è estremamente efficace e divertente. Molto tattico, non servirà a buttarsi addosso ai nemici, ma dovremo fare attenzione e studiare una strategia vincente, sfruttando anche le loro debolezze e vari elementi. Insomma, senza dilungarci troppo, è un combat system eccezionale. Una notte di merito va ad Aloy, la nostra protagonista, sexy, carismatica e dal cuore enorme. Si vede che questo personaggio è stato studiato bene, lo si può notare dai suoi capelli, dalle lentiggini e dal modo che ha di camminare, sembra viva proprio. Per quanto riguarda i difetti posso citare la telecamera, fastidiosissima quando decidi di spostarsi a destra e a sinistra senza motivo. Poi i classici problemi degli open world, ovvero compenetrazioni e glitch vari, ma nulla di troppo incisivo. La possibilità di compiere scelte non cambierà nulla nella trama, purtroppo. Peccato davvero, spero che nel prossimo capitolo questa cosa venga implementata alla The Witcher 3, insomma. Inoltre, l'assenza di relazioni, di scene romantiche, mina quella che è l'esperienza personale con i vari personaggi secondari. Insomma, Horizon Zero Dawn è un titolo incredibilmente valido che merita fino all'ultimo centesimo. Poco coraggioso sotto certi punti di vista, ma visto che, e non è spoiler perché ovvio, il finale getta le basi per un nuovo capitolo, spero vivamente che Guerrilla prenda questo titolo e aggiunga quel poco che manca per farlo diventare uno dei migliori giochi di sempre. In due parole, glorioso orizzonte.